Stasera a Pole Position parleremo del settore dell'automotive e qui con noi per parlarcene c'è il signor Giorgio Girondi. Buonasera e benvenuto. Buonasera. Lei è presidente dell'azienda UFI Filter. Sì. Andiamo a vedere un attimino come nasce questa azienda, visto che nasce nel 1972. Sì, l'azienda è nata nel 72. Tre soci hanno investito per portare avanti questa azienda. L'azienda si è sviluppata fino all'84, ho acquistato l'azienda nell'84 e poi abbiamo incominciato un percorso attorno al mondo. Quindi una crescita con passione. Molta passione, molta passione. È arrivata una delegazione in Italia e questa delegazione andava in Fiat, andava dall'avvocato Agnelli e andava in Fiat Trattori. Io mi sono permesso di fare l'autista e quindi è iniziata questa storia. L'avvocato Agnelli ha detto no, guardi, non ci sono le strade, quindi non investiremo con le auto. E dall'altra parte invece sono continuate un po' le discussioni con Fiat Trattori. Alla fine il responsabile di questa ente di Stato cinese mi disse che aveva bisogno anche di parti di auto e noi parlammo e discutemmo per raggiungere un accordo su un impianto da fare in Cina. E allora andiamo a vedere da dove è nato tutto a cosa ha portato oggi, quindi qual è il core business dell'azienda? Dunque, il core business dell'azienda sono filtrazione su tutto ciò che è in movimento. Parliamo di auto, parliamo di moto, parliamo di camion, parliamo di corriere, per arrivare fino all'aerospaziale. Quindi si spazia molto. Si spazia. E a chi è rivolto il vostro prodotto e il vostro servizio? Ma il nostro prodotto è rivolto in primis a tutti gli original equipment nel mondo, che sono tutte queste fabbriche di auto, di camion che ci sono nel mondo per i nostri servizi che facciamo. E cioè filtrazione, thermal management nel caso di auto elettriche e tutto il discorso di raffreddamento con gli air cooler, che è un altro prodotto della nostra azienda. E quindi ci rivolgiamo normalmente a tutti gli equipaggiamenti originali e abbiamo il 90% di tutti gli impiantisti che ci sono nel mondo. La Cina ci ha aiutato moltissimo nel momento stesso in cui certo. Abbiamo 6 stabilimenti in Cina e quindi siamo riusciti una marcia in più. Abbiamo invaso molto l'Asia, siamo entrati in India, dove adesso inaugureremo il terzo stabilimento. Abbiamo stabilimenti in Corea e stiamo vedendo di ramificarci ulteriormente nei paesi asiatici. Abbiamo stabilimenti anche in Brasile per quanto riguarda il discorso del Sud America e altri stabilimenti stiamo creando in Messico nel futuro, siamo già in corso d'opera e quindi finiremo quest'ultimo stabilimento anche in Messico. In Europa siamo presenti in Cecoslovacchia, in Italia naturalmente perché siamo italiani, in Tunisia e abbiamo aperto un nuovo stabilimento in Polonia. Quindi diciamo che siamo abbastanza tascabili, multinazionali. Certo, vi state ampliando in un bellissimo modo, ovvero continuando a crescere senza mettervi limiti. Ma l'azienda come si comporta con il settore innovation? Beh, è il nostro punto di forza. Perché ci siamo sviluppati così tanto? Perché abbiamo creduto moltissimo in innovation. Da un fatto grave che è successo nell'anno 2000, dove mi bruciò praticamente una parte dei laboratori, decidemmo di partire a fare dei nuovi laboratori, di fare la ricerca. Dalla ricerca nacquero tutti i brevetti che noi abbiamo e quindi normalmente sforniamo una circa cinquantina di brevetti all'anno, di cui sono i punti di forza. Noi abbiamo due punti di forza, la presenza in Asia molto forte rispetto a tutti gli altri gruppi e i prodotti innovativi che abbiamo. Uno degli ultimi è il Multitube, che è un prodotto che permette alle auto, se progettato in termini di partenza, quando si progetta il motore, di avere un 3-4% di cavalli in più per l'auto stessa. Lei immagini cosa vuol dire un 3-4% certo. di cavalli in più è su un auto. È un occhio al futuro. È un occhio al futuro. E quindi la nostra ricerca spasmodica, ma non solo ricerca dal punto di vista di prodotti, ma anche in termini di know-how, di intelligenza, certo. di mente pensante, perché noi abbiamo i centri di ricerca che sono in Italia, in Cina e in India. E quindi
le migliori menti nostre partecipano a sviluppare questo sistema, ma anche in sistemi organizzativi. Poi viaggiando e toccando diversi paesi, ovviamente il modo di ragionare, il modo di approcciarsi al lavoro è diverso perché si è più Assolutamente. camaleontici. Guardi, ho dovuto cambiare molte le mie tradizioni e diventare praticamente cittadino cinese onorario nel momento stesso in cui ho capito che in Cina i topolini mangiavano i biscotti e non il formaggio. Quindi capire ogni cultura, Certo. studiare molto la storia, il passato, per riuscire a capire la mentalità delle persone che io approcciavo. Per avere un bagaglio di esperienze molto più grande ogni volta che si fa un Assolutamente. viaggio in più e migliorare sempre di più il proprio know-how. Io la ringrazio per essere stato qui con noi questa sera, è stato veramente un piacere. La Ricordo che. ringrazio moltissimo per la sua piacevolissima intervista. Di nulla, grazie. Grazie. Ricordo che qua con noi c'è stato il signor Giorgio Girondi, presidente dell'azienda UFI Filter. Grazie. Grazie. E noi non ci spostiamo per conoscere i prossimi ospiti, sempre qui a Pole Position.